Bentornati su Notebook Italia, io come al solito sono Andrea, oggi vi farò vedere uno strumento indispensabile per la pulizia quotidiana della vostra abitazione, aspirazione e lavaggio pavimenti. Tinè queste 5, guardate quanto è bello, colorazione bicolor, nera e bianca, costruzione di alto livello, il prezzo non è per tutti, ma lo andremo ad analizzare in prospettiva. Vi vado immediatamente a far vedere cosa è ricompreso all'interno della confezione di vendita, che si presenta con un classico cartone che poi è anche abbastanza curato e professionale. Abbiamo innanzitutto il corpo, che come potete vedere è sufficientemente grande, due serbatoi, quello posteriore e quello anteriore, 0,7 litri e 0,8 litri rispettivamente. Si vanno ad agganciare semplicemente attraverso quello che è un sistema di gancio-sgancio attraverso una manopola efficientissima. È possibile andare ad aggiungere all'acqua anche un solvente che viene ad essere ricompreso all'interno della confezione di vendita, ma non escludo che si possa andare ad aggiungere quello che è un detersivo che magari avete già in casa. Vi faccio poi vedere tutta una serie di accessori. Innanzitutto togliamo il nostro tineco e lo mettiamo qui da parte. Abbiamo a che fare con una piccola spazzola che ci servirà per andare a pulire il tutto, un secondo rullo. Rullo che va ad essere agganciato da un lato con un magnete e dall'altro invece per incastro, molto molto intelligente. Abbiamo la base di ricarica con alimentazione, base di ricarica e alimentazione che sono davvero molto piccoli. Mi sarei aspettato che fosse leggermente meglio costruita in realtà la base, perché è particolarmente leggera e plastica, che secondo me è al di sotto delle aspettative, soprattutto poi della costruzione generale dello stesso tineco. Ad ogni modo abbiamo anche questi due accessori che devono essere agganciati lateralmente, quindi questo qui e questo qui, che ci permetteranno di andare ad alloggiare in quest'ottica, guardate così, e così i nostri accessori. In questo lato il filtro HEPA, all'interno quindi di questo aspirapolvere che non va semplicemente ad aspirare ma va anche a lavare la superficie dei pavimenti, c'è per l'appunto un filtro HEPA. Vi faccio vedere che andando a sganciare il serbatoio, quello anteriore, avrete questo filtro che vi permetterà per l'appunto di andare a passare sulle vostre superfici questo strumento per la pulizia generale della vostra casa. Infine, andando a sganciare questa parte qui, e qui riuscite anche a vedere, non ho pulito in modo diciamo puntuale il serbatoio per farvi vedere che comunque va a raccogliere l'acqua che poi avrete e dovrete andare ad utilizzare per riuscire a pulire la vostra pavimentazione domestica. L'aggancio è particolarmente semplice, quindi potrete fare questo veloce e semplice gesto. Ad ogni modo, nella parte superiore abbiamo a che fare con quello che è uno schermo che ci dirà innanzitutto se siamo collegati o meno alla rete domestica. È possibile andare ad utilizzare lo strumento anche attraverso un'applicazione molto semplice, che però non vi darà grandissime informazioni, però all'interno della quale ci sarà anche la manualistica che comunque è ricompresa anche in formato cartaceo all'interno della confezione di vendita. Ad ogni modo, vi dicevo che c'è innanzitutto il simbolo per capire se siamo collegati alla nostra rete, la quantità di ricarica della batteria da 4000 mAh che va ad essere ricaricata all'incirca in 3 ore e mezza a 4, quindi comunque tempi di ricarica davvero molto lunghi, la modalità, e poi ci sono fondamentalmente due modalità differenti, la auto e quella massima. Il tasto che troveremo qui sulla parte superiore del nostro manico, particolarmente comodo, ci servirà per andare a pulire una volta che metteremo in postazione i serbatoi, quindi dovremo andare a scaricare l'acqua, che ovviamente è quella sporca, andare a riempire nuovamente il serbatoio di acqua pulita, agganciarlo e ci sarà proprio una pulizia del nostro aspiratore e del nostro lavatore di pavimenti. Qua davanti invece abbiamo due tasti per andare a regolare le diverse modalità e per l'accensione. Io vi consiglio di utilizzare fondamentalmente sempre la modalità auto, ce ne sono due, la auto e la max. Vi consiglio sempre di utilizzare la auto perché va ad avere un consumo leggermente inferiore, poi grazie al riconoscimento della sporcizia di una superficie vi permetterà di andare a passare e ripassare oppure a intensificare l'aspirazione e il lavaggio proprio su quel magari metro quadro di pavimento in cui va a riconoscere per l'appunto che c'è una sporcizia superiore magari al resto.
della casa. Quindi vi vado a segnalare il fatto che la durata della batteria è all'incirca di una quarantina di minuti. Ad ogni modo riuscirete in 20-25 minuti a pulire completamente la vostra casa. Io l'ho fatto su un'abitazione di 100 metri quadri, mi sono trovato davvero molto bene. La cosa che forse mi ha lasciato un po' perplesso è l'angolo di inclinazione, infatti non potrete andarlo ad utilizzare in modo molto agevole al di sotto di tavole o comunque di mobili, perché non c'è proprio la possibilità che riusciate ad andare così in fondo. E altra cosa che mi ha lasciato perplesso è il fatto che questa parte qui è particolarmente spessa e quindi non riuscirà quasi sempre ad andare sotto i diversi mobili, ed infine anche l'assenza di una luce che poteva aiutare comunque le persone a individuare lo sporco a vista in modo molto più efficiente. Invece, una di quelle cose che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che potete andare a sganciare il rullo in modo semplicissimo. Infatti c'è un attacco magnetico, potete andarlo a sganciare con una velocità che mi sarei aspettato su prodotti di fasce ben più alte, ma come potete vedere, la spazzola, passando su una superficie che potrebbe andare ad annidare comunque un po' di capelli, va a raccoglierli, e comunque l'effetto non è proprio quello di andare ad avere un prodotto sempre pulito. Io vi consiglio, ovviamente, dopo ogni lavaggio, di andare innanzitutto a sganciare la spazzola, pulirla e farla asciugare per almeno 24 ore, come del resto anche il filtro EPA, che è per l'appunto all'interno del serbatoio di acqua di pulizia, e con una manutenzione costante questo strumento significa andare ad avere una casa sempre ben pulita. C'è la certificazione IPX4, ovviamente perché stiamo parlando di un prodotto che va ad essere a contatto con acqua tutti i giorni. È un dispositivo che mi è davvero molto piaciuto per qualità costruttiva, sembra comunque essere un prodotto di fascia molto molto alta. L'applicazione forse poteva essere pensata in modo leggermente migliore, perché comunque abbiamo a che fare con uno strumento che è facile da utilizzare, che non dovrete utilizzare necessariamente attraverso l'applicazione, ma per i più smanettoni fra noi qualche impostazione in più non avrebbe fatto altro che comunque incuriosire la persona e magari avere anche un approccio proattivo al lavaggio e alla pulizia della casa. Riuscirete tranquillamente a lavare case sino a 150 metri di estensione. Non potrete andare ad utilizzare questo strumento sui tappeti, questo perché ovviamente andrete a bagnarli inutilmente. È un prodotto davvero molto intelligente, pensato per quelle persone che hanno poca voglia oppure hanno effettivamente magari problemi alla schiena o di mobilità, per riuscire a pulire in un colpo solo la casa, quindi aspirazione e lavaggio. Il prezzo alla vendita è di 529 euro, ma è possibile anche andare ad acquistare all'incirca poco più di 400 euro. Tenete sempre monitorato i diversi canali di vendita, anche quelli di Notebook Italia. Prodotto sicuramente promosso per quello che non soltanto promette, ma che riesce a fare in effetti. Davvero semplicissimo da impiegare, con qui una dotazione out of the box che è completissima. Io ve la consiglio sicuramente, sia nel caso in cui non abbiate tempo per pulire la vostra casa, e sia nel caso magari siate persone un po' più in là con l'età, con qualche piccolo acciacco e che non riescono effettivamente tutti i giorni o in modo continuativo a tenere in ordine la propria abitazione. Per il momento è tutto da Andrea, seguiteci direttamente sul sito e alla prossima!